e soprattutto vegliare. Dal versetto 11. Sopraggiunsero i farisei e cominciarono a discutere con lui, con Gesù, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma Gesù, gemendo nel suo spirito, disse: perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico che non sarà dato alcun segno a questa generazione. Quindi lasciateli, salì di nuovo in barca e passò all'altra riva. Ora i discepoli avevano dimenticato di prendere del pane e non avevano con sé nella barca che un pane solo. E Gesù li ammoniva dicendo: state attenti, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma essi discutevano fra di loro dicendo: noi non abbiamo pane. Accortosene, Gesù disse loro: perché discutete sul fatto che non avete pane? Non capite ancora e non intendete? Avete il vostro cuore ancora indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite e non vi ricordate? Quando spezzai i 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi avete raccolto? Essi dissero: 12. E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? Ed essi dissero: 7. E Gesù disse loro: come? Ancora non capite? Noi cercheremo di dare per grazia di Dio qualche risposta a queste domande. Amen. Amen. Accomodatevi. Sia benedetta la sua parola. Notiamo, la scrittura ci mette davanti al sopraggiunsero. Appena Gesù non fa neanche in tempo a sbarcare, a volte non c'è neanche il tempo di... si lascia una condizione buona, si sta con i discepoli, lui è appena sbarcato da Dalmanuta, se leggete le scritture, appena è sceso dalla barca non gli danno neanche la possibilità di prendere fiato, immediatamente i religiosi sopraggiungono, non gli lasciano, queste persone non gli lasciano neanche il tempo di mettere i piedi a terra, di salutare, di dire qualcosa. Hanno un'ansia dentro e vogliono in qualche modo soddisfarla, sopraggiungono e mettono Gesù alla prova, è come, fratelli e sorelle, è come se uno studente, un ragazzo che fa l'aeroplanino nella scuola si mette alla prova con un ingegnere aeronautico che è stato sulla luna, è vero, è come... Loro vogliono mettere alla prova Gesù, cioè è come se qualcuno di noi che è ignorante in materia vuole testare qualcun altro, è come se un ragazzo che gioca a pallone, Davide giochi a pallone, no? È come se tu volessi confrontarti con Maradona, non hai nessuna speranza, è vero? Se giochi tra ragazzi e giochi al tuo livello vai bene, ma come si fa? E loro vogliono confrontarsi, mettere Gesù alla prova. Fratelli, l'essere umano, i religiosi, a volte anche noi vogliamo mettere Gesù alla prova. È come se, fratelli, è come se andassi in tribunale e parlassi col giudice. Ma chi ne sa di più? Il giudice. Oppure è come se mio figlio che sta in marina vuole mettere alla prova l'ammiraglio. Non lo fa proprio parlare. È giusto? Questo per dirvi dove arriva, dove a volte possiamo arrivare noi che vogliamo confrontarci con chi ne sa più di noi, oppure con chi non dobbiamo proprio parlare. È un limite nostro il presumere di sapere, è giusto? Vogliamo sempre, pensiamo di saperne sempre più degli altri. Cominciarono a discutere con lui. Hanno una caratteristica questi farisei, vogliono sempre discutere. Ma io mi sono fatto una domanda. E come sempre, dite voi, pastore, ma ti fai sempre delle domande? Sì, me le faccio, perché io mi metto nella... quando leggo la scrittura cerco di entrare nei personaggi più scomodi. È troppo facile per me mettermi Gesù nei discepoli. Eh sì, mi metto a posto, io sono discepolo, la parola non è per me, subito sto a posto. Oppure, io sono con Gesù. No, io mi devo mettere in quello scomodo, perché in quello scomodo io posso migliorare. È giusto.
Allora io mi sono fatto questa domanda: ma quale bene potevano ricevere i farisei da queste domande? Fratelli, sorelle, amici, quale bene riceviamo se testiamo Gesù, se discutiamo con Lui? Quale benedizione scende nella mia vita? Quale risposta ricevo io alle mie preghiere? Se io sto nella condizione di discutere, di dire qualcosa su Gesù o altro, fratelli e sorelle, io non posso ricevere niente da Dio. Niente. Tant'è vero, sapete Gesù cosa fa? Fa come con una ragazza che non viene all'appuntamento. Ti appende. Li lascia, è la verità, li appende, li lascia proprio. Cioè, voglio dire, voi venite a discutere con me, io ho creato il re, il cielo, solo perché tu hai la stessa forma religiosa. E io che predico, io che annuncio l'Evangelo, vuoi discutere con me? Io che ho creato il cielo e la terra, che so perfettamente tutto, tu vieni a testare me? Fratelli e sorelle, è come se, faccio un esempio in piccolo, è come se i cantori a cui faccio i test venissero a fare il test a me. Fratelli, è strano, no? Anzi, dopo stanno qui, dopo ve li do. Allora, Gesù, parlando ai suoi discepoli, ora il Signore, dalle cose che gli succedono, da questi incontri, trae l'insegnamento per i suoi discepoli, perché il suo obiettivo non è quello di rispondere ai farisei, ma è quello di ammaestrare i suoi. Perché i suoi dovevano essere ammaestrati per portare l'annunzio dell'Evangelo, la missione della Chiesa e compiere tutte le opere che lui aveva innanzi preparato, come dice nei Efesini 2:8. Lui ci tiene non a prendersi le sue soddisfazioni. Poi non vi dico, i farisei chiedono un segno dal cielo, perché? Perché non accettano la moltiplicazione dei panni, Gesù l'aveva fatto poco prima. È la terra quella, no? Dopo guarirà un cieco, il cieco di Betsaida, se voi leggete le scritture. Non va bene quello, noi vogliamo che vengano gli angeli e con una fiaccola scrivano il nome Gesù è il Messia in cielo. Amen. Questo vorrebbero. Le persone vorrebbero questo. Vedere a un certo punto i fulmini di Dio stampare nel cielo per dire: ah, poi abbiamo creduto. Troppo comodo, fratello e sorella. Troppo comodo. Troppo comodo. Perché a questa generazione, dice il Signore, ci sarà solo il segno di Giona. O credi nella morte e nella risurrezione o niente più, non avrai alcun segno. Non c'è nessun segno per coloro che vogliono queste manifestazioni e che seguono inconsciamente queste manifestazioni. Fratelli e sorelle, noi seguiamo Gesù Cristo non solo per i miracoli, perché lui il primo miracolo siamo noi, ma per quello che lui è. Amen. Per quello che lui ha fatto. Amen. Non dipende dalla mia persona, dalla tua, ma per quello che Gesù è. Amen. Lo comprendete, fratelli e sorelle? Non dipende se sto bene, se sto male, se sto dritto, se mi sono alzato, se sono passati i gatti neri 25 anni, no, dal fatto che Gesù è il Signore. Amen. D'accordo? Non abbiamo una fede umorale, è una fede costituita sul Re di Gloria. Amen. Quando noi cantiamo, chi è questo Re di Gloria? Il Salmo 24, oh porte eterne. E beh, ma secondo voi lì chi è che può entrare? Chi è che ha rotto le porte, fratelli? Chi è che può bussare, che ha bussato alla porta del cielo? Solo Gesù Cristo. Scusate, chi è che le ha aperte? Chi è che la cortina del Tempio l'ha squarciata sulla croce? Era lui. E dice: chi è che entra? Dice l'Eterno, il Re di Gloria, è Gesù Cristo. Ha aperto le porte per noi. Allora, loro vorrebbero questo segno dal cielo. Allora, voglio dire a tutti, non avrai nessun segno. Nessun segno. Tu devi credere in Gesù Cristo e quello che ha scritto nella sua parola. E in questo, se ti limiti a questo, oggi c'è di moda, ho detto ieri a dei fratelli, perché ogni tanto noi veniamo attraversate da mode, c'è la moda delle scuole. Ciò non significa che io non voglia fare degli insegnamenti in comunità, li farò qualche domenica sera. Ma c'è proprio questa moda, come se andando a scuola uno diventa, scuola biblica diventa più importante. Ma se solo mettessi in pratica le tre cose che prendi in un sermone ogni domenica, ma quanto saresti cresciuto spiritualmente? Tre cose io dico, tre, non dico una. Voglio fare proprio uno sconto, una cosa che ascolti ogni domenica o che leggi. Come saresti consolato? Come ti preoccuperesti di, faresti come
faceva un'amica mia antica che io stimo molto, John Wesley, diceva: oggi ho parlato con qualcuno di Gesù, oggi ho pregato con qualcuno di Gesù, oggi ho fatto del bene a qualcuno con Gesù. Ti preoccuperesti del bene che puoi fare, d'accordo? Allora, nessun segno. Allora si rivolge ai discepoli e gli dice: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode o dei sadducei, è la stessa cosa. Non sta parlando, allora attenzione fratelli, sono due tipi di lievito diversi, come dire di birra e Bertolini, quelli che usate voi. Ma sta parlando di due attitudini che hanno questo tipo di persone. Il lievito come lo usate, sorella? A cosa serve? A far crescere, a gonfiare, vero? Gonfia, si gonfia, è vero? Allora il lievito è quell'attitudine che hanno questo tipo di persone a gonfiare, e devo dire la verità, appartiene anche molto al diavolo. Il diavolo gonfia sempre qualcosa sotto i nostri piedi o nella nostra mente, ci fa vedere figure distorte e ci fa vedere le cose come vuole lui, non come vuole Dio. Allora il Signore disse ai discepoli: guardate da questo lievito, cioè guardatevi dal lievito. Cosa significa? Guardatevi da questo spirito che vuole vedere il segno nel cielo. I discepoli lo videro i segni, no? Sul monte della trasfigurazione li portò già Pietro, Giacomo e Giovanni, videro dei segni, videro la resurrezione, ma non avevano il cuore ai segni, avevano il cuore a Gesù. Ecco perché li videro, perché cercavano lui, e chi cerca lui trova anche le altre cose. Allora guardatevi da questa attitudine, da questa voglia di cercare dei segni per forza, da questa voglia di cercare queste cose miracolose. Guardatevi da questi scenari che vogliono dimostrare la fede. Questo non aggiunge nulla. Quando il Signore passò davanti al Tempio, disse: questo Tempio in 3 giorni sarà distrutto. È vero, e parlava del suo, d'accordo? Ma quel Tempio fu profetizzato, lui lo disse in Matteo 24, non rimarrà. E nel 70 d.C. il generale romano Tiro adempì questa profezia, perché gli ebrei, un'altra volta presi dal loro spirito religioso, credevano che fosse arrivato un altro Messia, che era il momento di liberare, perché loro aspettavano sempre il Messia col mitra, sempre il Messia che faccia guerra. Il nostro è un Messia di pace, è un Messia d'amore, è un Messia che la violenza la aborrisce. Non ha niente a che vedere con atteggiamenti, pensieri di violenza. Gesù è il principe della pace. Pace, è vero, non è possibile altre condizioni o situazioni. Allora guardatevi da questo lievito, cioè, perché stavano vicino a Gesù i discepoli, fratelli e sorelle, ci stavano, eppure Gesù diceva: dovete stare attenti. Ora, se loro dovevano stare attenti, noi quanto dobbiamo stare attenti? È vero, loro avevano Gesù passo passo che li difendeva, adesso abbiamo lo Spirito Santo, ma non abbiamo la persona fisica di Gesù. A volte abbiamo i servi, gli anziani, il pastore che ci difendono, oppure altri servitori, ma a un certo punto rimaniamo soli nella vita, soli, mica state sempre insieme a me. State da soli, fratelli, quindi con voi avete lo Spirito Santo, è quella sensibilità vostra di seguire non la vostra testa ma lo Spirito Santo che vi aiuterà e vi guiderà in tutta la verità. Allora state attenti, fratelli, state attenti da questo lievito, perché i discepoli, pur essendo dei grandi uomini e saranno dei grandi santi del Signore, loro dovevano stare attenti, e dobbiamo stare attenti noi tutti i giorni, di non cercare i segni ma di cercare lui, Gesù Cristo. E anche il lievito di Erode, i sadducei. Erode era un brutto tipo, Erode era violento, e soprattutto a lui gli stava bene tutte le religioni, l'importante è che lui regnasse. Erode era un violento, vi ricordate cosa fece Erode? Tagliò la testa al cugino di Gesù. È vero? E perché la togliò? La togliò? Per lussuria.
perché vide una donna che danzava magnificamente. Chiedimi tutto quello che vuoi. La moglie, che non sopportava Giovanni Battista, che è la voce della verità, taglia la testa, in modo che non possa più parlare. E lui dovette tagliare, lui gli tagliò la testa, anche se temeva Giovanni Battista. E tante volte, fratelli e sorelle, lo spirito di Erode, dei Sadducei, la nostra, come posso dire, la nostra voglia di fare per forza giustizia o di tagliare la testa, guardiamoci da questo. La violenza non appartiene al Signore. I discepoli, quando Gesù parlava del lievito, non avevano capito. Innanzitutto io li capisco perfettamente, perché io, se loro non hanno capito, io non avevo proprio capito proprio niente, va bene? Assolutamente, perché noi siamo qui a discutere, come quelli in ufficio mio, quando fanno, Gigi lo sa che è stato ferroviere come me, allora succede un incidente in ferrovia, esce fuori un carro o una locomotiva, no? Allora tutti gli ingegneri a tavola, dopo 2 ore di discussione si doveva fare così, ma quello è un attimo! È un attimo, io glielo dico, no, a volte dico: scusate ingegnere, ma lei è mai stato in treno o ha mai guidato un treno? È mai stato a 180 all'ora, 200 all'ora? Quello è un secondo. Ma come si fa? Oppure quando guidate la macchina, io farei così nella curva, quello è un attimo, è un attimo. Come fai a decidere? È vero, a volte è facile parlare dopo, è facile per noi, adesso abbiamo la guida dello Spirito Santo, abbiamo i commentari, la Bibbia online, leggiamo la Bibbia, abbiamo i pastori che ce le spiegano, conosciamo le cose, è bello adesso dire: beh, i discepoli non hanno capito. No, fratelli, noi al posto dei discepoli non avremmo proprio capito niente. Se loro pensavano al pane, noi avremmo pensato a lui, alle uova, per dire. E allora loro cosa fecero? Loro associarono il lievito al pane, mi sembra anche un'associazione logica, il lievito al pane. Allora disse Gesù: ma com'è possibile che voi pensiate al pane? Quante ceste sono rimaste dopo i 5.000? 12. Quante ceste sono rimaste dopo i 4.000? 7. Cosa intendeva dire Gesù? È mai possibile che con me vi mancherà il pane? Cioè, l'ultima preoccupazione tua, fratello o sorella, deve essere il pane. Perché ho detto che ai miei figli non mancherà mai il pane. Dice: voi vi preoccupate del pane, ma se ne ho moltiplicati. Voi ho preso solo un pezzo di pane, dicevano, ma se neanche ne avessero presi 10 o 0, stavano con Gesù Cristo. Quando noi stiamo con Lui, la nostra preoccupazione è stare con Lui, dedicarci a Lui. Vi ricordate di Marta? È vero, Marta voleva fare i servizi, Maria disse, si mise vicino a Gesù. Allora Gesù non riprese Marta, ma gli disse: adesso è il momento che invece di fare i servizi, non ti preoccupare, ci sto io, sono io il più importante. È vero. E Gesù disse: come ancora non capite? Se andate a leggere in Matteo 16 lo stesso passo, allora i discepoli capirono che si riferiva alla dottrina dei farisei e a quella dei sadducei, che è la stessa di Erode. Allora, fratelli e sorelle, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che noi come discepoli di Gesù Cristo, e che voi come discepoli, dovete sempre stare attenti, sempre vegliare. Come disse a Pietro: vegliate onde non cadiate in tentazione. La vostra attenzione massima deve essere posta su Gesù Cristo, su quello che Lui ha lasciato scritto, su quello che ha fatto, su quello che Lui è e su quello che è la sensibilità che il Signore ci ha dato, su quello che è la sensibilità che il Signore ci ha dato, perché noi non eravamo sensibili a certe condizioni, ma lo Spirito Santo ci ha reso sensibili. Vogliamo alzarci in piedi? Dirò l'ultima cosa, perché è qualcosa che mi sta molto a cuore. I discepoli avevano il cuore indurito, e chi ha il cuore indurito difficilmente comprende, deve essere ammorbidito dalla grazia di Dio e dal perdono. Ma c'è una cosa che vorrei sottolineare, il versetto 12, se ce l'avete davanti prendetelo, perché è qualcosa che molto spesso caratterizza i figlioli di Dio, quelli più sensibili, quelli che hanno, diciamo così, quelli che hanno afferrato
un po' di più. E beh, non tutti noi abbiamo la stessa fede. La fede è diversa da ognuno di voi. Ma Gesù gemendo, questo, il figlio dell'uomo, Gesù, dentro, gemere, che significa, fratello? Soffriva. E tu però non puoi fare la faccia. Dentro stai... Come quando una ragazza lascia il fidanzato, o il fidanzato lascia la ragazza, o un tradimento, una cosa, non puoi parlare, stai così. E Gesù davanti ai farisei, dentro gemeva, come a dire, ma perché? Perché non capite? È vero? Perché non capite? La superficialità, l'arroganza, il modo di fare di quelle persone lo faceva gemere, non lo faceva arrabbiare. Non guardate Gesù stizzato, non guardate Gesù irato. L'ira dell'agnello si manifesterà, si è manifestata nel Tempio, quando lui non se la prese con gli uomini, ma con le cose, con i tavoli, è vero. Ma lui gemeva, come a dire, perché voi che conoscete le scritture non capite? È vero? È come quando tu vuoi far comprendere qualcosa a qualcuno e non gliela puoi violentare. Tu devi dire, ora, fratelli, io in questo comprendo una cosa. Nessuno di noi può capire qualcosa se un altro gliela spiega, ma lo capisce solamente se lo Spirito Santo gli apre la testa. Perché tante volte ho provato a spiegare, ma mi rendo conto che se Gesù gemeva, toccherà anche a chi capisce, a chi comprende gemere. Va bene, perché questa è l'attitudine di Gesù Cristo. E poi andarsene. Non prendersi alcuna soddisfazione, non c'è nessuna soddisfazione da prendere. Gesù cosa dice? C'è me? E se ne andò. Comprendete? Gemere? E a me mi fa impazzire questo fatto che Gesù, nonostante avesse degli avversari, dentro sentisse il gemito. Questa delicatezza che lui aveva, questo grande cuore, questa sensibilità, questa unità che deve appartenere anche a noi, fratelli. Ognuno di noi deve essere sensibile, deve capire queste cose.